Dopo l'incredibile bolla speculativa del 2017 ed il conseguente tracollo del 2018, che cosa ci aspetta per il 2019 nel mondo di Bitcoin e delle criptovalute? Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video voglio offrirti la mia prospettiva sul mercato criptovalutario per i prossimi 12 mesi. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Naturalmente ricorda che io sono un tecnico informatico e non un promotore finanziario e questo video costituisce unicamente la mia personalissima opinione sullo stato delle cose e sull'andamento del mercato, ma non costituisce in modo assoluto un invito o un consiglio all'investimento. Personalmente mi fa sempre un po' sorridere quando leggo articoli o guardo video che riguardano le previsioni dell'andamento del Bitcoin, perché ad esempio se diamo un'occhiata a questa tabellina che riguarda le previsioni per la fine del 2018, vediamo che alcuni fra i più grandi esperti mondiali del settore degli investimenti avevano fatto previsioni che non solo non si sono rivelate corrette, ma non ci si è neanche avvicinati. Ad esempio, questo hedge fund di Pantera Capital diceva che BTC, quindi Bitcoin, sarebbe arrivato vicino a $20,000 entro la fine dell'anno. Ancora Tom Lee di Fundstrat, un altro grosso hedge fund manager, era sicuro dei $25,000 entro la fine del 2018. Anthony Pompliano, un altro pezzo grosso della finanza, diceva $50,000 non è da escludere entro il 2018. Questi ragazzi sono tutti espertissimi del settore. In particolare hanno raccolto un pochino delle previsioni in questa tabellina che vediamo qui e si sono rivelate delle tutto infondate, perché se andiamo a vedere a che prezzo ha chiuso il 2018 il nostro Bitcoin, però ecco, ci siamo chiusi attorno ai $3,700, quindi di nuovo non solo le previsioni non sono state corrette, ma non ci siamo neanche avvicinati, proprio perché in generale fare previsioni sull'andamento dei prezzi del mercato è estremamente difficile, ma in particolar modo è estremamente difficile su un bene tanto volatile quanto lo sono le criptovalute. Ciò premesso, che cosa possiamo aspettarci da questo 2019? Per dare un'indicazione ricordiamo che la bolla del 2017 è stata palesemente una bolla speculativa. Se ricordate, in un video precedente vi avevo esposto ad aprile 2018, quindi quando il trend della bolla stava già scoppiando, ero uscito con un video e avevo detto che secondo me era una bolla speculativa perché non c'era adozione, le criptovalute erano ancora troppo difficili da utilizzare, c'erano ancora una marea di Bitcoin in circolazione senza nessun valore e le ICO continuavano a pompare un sacco di soldi. Il mio video era stato abbastanza criticato, forse perché non avevo sottolineato abbastanza il fatto che comunque io credo nelle criptovalute sul lungo periodo, però non era pensabile un'esplosione di quel tipo con quelle piccole utilizzo nell'economia di tutti i giorni. Tutto questo era stata una grossa bolla speculativa pompata dal fatto che la stampa e i media ci si erano buttati a pesce e avevano pompato Bitcoin come la grande rivoluzione di quel momento, avevano perso il contesto e quindi il pubblico ci si era buttato a capofitto per cercare di non perdere il treno di questa rivoluzione. Sappiamo tutti com'è andata, però oggi come stanno le cose? Che l'adozione di Bitcoin è in realtà ancora estremamente limitata, soprattutto nelle economie sviluppate, proprio perché probabilmente i metodi di pagamento funzionano bene, i conti le monete sovrane, quindi le monete fiat come euro e dollaro, sono relativamente stabili, non ci sono problemi ad accedere a conti correnti, a carte di credito, a carte di debito, PayPal è accettato un pochino ovunque e anche Stripe e tutti gli altri concorrenti tipo Satispay che stanno nascendo, quindi ci sono moltissimi metodi di pagamento centralizzati che in questo momento funzionano bene, quindi non mi aspetto che ci sia un'esplosione di Bitcoin nell'economia reale nell'immediato, perlomeno nei paesi già sviluppati, nelle economie già sviluppate. La situazione è un pochino diversa se andiamo a guardare come vanno le cose nei paesi invece in via di sviluppo. In particolare ho trovato questo bel grafico che riguarda il
Sud America, dove le monete locali hanno un'enorme svalutazione e quindi sono poco adatte ad essere utilizzate come metodo di pagamento nell'economia reale, proprio perché oggi ottengo un euro, domani vale un centesimo, quindi sta diventando difficile da utilizzare proprio in modo pratico. In questi paesi, anche in Africa, abbiamo notato lo stesso trend, c'è un'esplosione nell'uso e nella richiesta di Bitcoin, proprio perché è considerato, per assurdo, più stabile delle monete sovrane. Oltre all'uso delle criptovalute come metodo per scambiare valore per il pagamento, l'altro grande versante nel quale ci può essere una buona adozione è dai mercati finanziari. In particolare c'è tantissima attesa per quanto riguarda BECT, che è un po' l'ETF principale, quello che ha le maggior possibilità di essere approvato e di iniziare a essere disponibile sui mercati finanziari. Questo sarebbe, ed è atteso da tanti, come la prossima grande pompata che daranno le criptovalute, proprio perché darà la possibilità anche agli investitori istituzionali e a tutti i soggetti che devono investire tanti soldi e non sono avvezzi oppure non sono autorizzati a lavorare direttamente con le criptovalute ad entrare in questo mercato. A che punto siamo? In generale gli ETF non sono ancora stati approvati perché gli organismi di controllo statunitensi in particolare hanno espresso delle forti perplessità circa l'approvazione di uno strumento di questo tipo. Ovviamente in tanti parlano di boicottaggio, dicono che non vogliono approvarli perché farebbe concorrenza alle banche e agli strumenti finanziari tradizionali. In realtà non è così. Gli organismi preposti al controllo non stanno approvando questi ETF perché sono anche tenuti a pensare ai piccoli investitori e gettare uno strumento di questo tipo sul mercato darebbe accesso un pochino a tutti quanti, anche ai non tecnici, non esperti del settore, che finirebbero per forza di cose per essere sfruttati. Quindi gli organismi stanno facendo, secondo me, un buon lavoro ad andarci con i piedi di piombo per quanto riguarda l'approvazione di questi strumenti. Il 2019 però potrebbe concretamente essere l'anno buono per l'approvazione, staremo a vedere se sarà così. Anche in tal caso però, al di là dell'impennata sul breve periodo per la notizia in sé, non mi aspetto che ci sarebbe uno spostamento di capitale e un impatto sul prezzo immediato troppo forte, nel senso che magari potremmo assistere ad un piccolo spike, una piccola punta proprio per la notizia, ma non sarebbe una cosa che darebbe un impatto importante, diciamo in modo continuativo, per il semplice motivo che gli investitori istituzionali e tutti quelli che hanno tanti soldi da investire sanno benissimo che non ci si corre, non ci si butta a pesce immediatamente su uno strumento finanziario appena uscito, ma saranno un pochino in attesa di vedere come vanno le cose, magari entreranno in modo graduale. Quindi per quanto mi riguarda, anche se BECT venisse approvato domani, non ci sarebbe un impatto immediato sul medio periodo, comunque continuativo, sul prezzo. Quindi, riassumendo, la bolla del 2017 è causata dai media o comunque dalla frenesia di entrare. L'adozione capillare dell'economia reale per il 2019, francamente, non me le aspetto nelle economie sviluppate, ci sono buone prospettive per i paesi del terzo mondo, ma comunque non faranno abbastanza per fare la differenza. Notizie più incoraggianti legate al mondo della finanza, però di nuovo anche qui non mi aspetto un impatto immediato diretto molto forte. Veniamo quindi alla domanda che tutti si fanno: è un buon momento per comprare Bitcoin? Abbiamo raggiunto il fondo? Come andrà il Bitcoin nel 2019? Naturalmente non fatemi ingannare dall'immagine con la sfera di cristallo, perché non ce l'ho nemmeno io, non ho idea di quali saranno i prezzi di Bitcoin, anche perché se l'avessi saputo sarei miliardario in questo momento invece che essere abbastanza in perdita con tutte le criptovalute che ho acquistato. Il 2019 per quanto mi riguarda sarà ancora un anno di forte indecisione per i mercati. Diciamo così, mi aspetto che in linea di massima continueremo ad avere una fase di lateralizzazione nel corso di tutto l'anno, oppure addirittura nel caso peggiore a scendere ulteriormente. Quindi cosa fare nel frattempo? Io personalmente raccomando un pochino a tutti di dare un'occhiata a Bitcoin, al mondo della blockchain e a questo settore per capire di che cosa si tratti. In particolare credo sia importante capire quali sono i problemi infrastrutturali che vuole tentare di risolvere: la centralizzazione delle banche, il fatto che il denaro sia intrinsecamente molto inflattivo, che perdiamo potere di acquisto tutti i giorni tramite il denaro stampato su carta e tutto quello che ci sta
sta dietro. Questi secondo me sono temi molto importanti da conoscere, a prescindere dal fatto che si vogliano acquistare criptovalute o meno. In questo momento, secondo me, è un buon momento per approfondire questi temi un pochino per tutti, per poi valutare che cosa fare, se entrare e acquistare oppure no. In caso, dopo le ricerche, ci rendiamo conto che Bitcoin potrebbe essere un buon investimento, io in linea di massima raccomando di entrare solamente se abbiamo un orizzonte temporale di investimento di 5-10 anni. Se questo è il nostro orizzonte temporale, quindi rientrare del capitale entro 5-10 anni, non preoccuparsi del fatto che vada su e giù nel frattempo, secondo me potrebbe essere una buona idea. Qual è il momento giusto per entrare? Ripeto, con questo orizzonte temporale il momento giusto per entrare è oggi oppure ieri. Qualsiasi momento in cui i prezzi sono così bassi rispetto ai $20,000 che abbiamo visto sulla fine del 2017, secondo me sono un buon punto di entrata. Discorso molto diverso per chi stia cercando uno strumento per fare trading sul breve periodo, oppure voglia cercare di entrare al prezzo più basso possibile. Se diamo un'occhiata ai prezzi, individuiamo come $19,797 il punto più alto a cui è arrivato Bitcoin nel 2017, e diamo un'occhiata ai $3,700 circa al quale si trova Bitcoin in questo momento, osserviamo che c'è stato un deprezzamento dell'81%, che è sicuramente un deprezzamento molto forte. Però se diamo un'occhiata a questo articolo in particolare, c'è una bella tabellina che ci mostra che Bitcoin è arrivato nella sua storicità, nei suoi 10 anni di vita, è arrivato a perdere anche molto di più in determinati momenti. In particolare, guardiamo, questo articolo parla di una correzione paragonabile tra novembre 2013 e agosto 2015, nel quale Bitcoin è arrivato a perdere oltre l'86%. Quindi dall'81% che ha perso oggi ad arrivare all'86% c'è ancora un pochino di spazio perché il prezzo scenda ulteriormente. Ovviamente chi stesse cercando questo approccio non deve forzare la mano, perché chiaramente non è detto che, avendo già perso l'81% rispetto ai massimi, si arrivi ad una perdita dell'86%, quindi cercare di colpire proprio la perdita, il punto più basso, è estremamente difficile e non lo raccomando. Mi raccomando, in caso chi faccia trading sul breve periodo, di aspettare una perdita un pochino più contenuta ed eventualmente di acquistare mentre il prezzo scende tramite il foglio di calcolo deep buy del quale avevo parlato nell'articolo che vi ho linkato qua sotto. D'altro canto, ragazzi, al solito, massima prudenza nell'entrare per gli investimenti, perché se guardiamo che cosa era successo nel 2011, notiamo che Bitcoin aveva perso anche addirittura quasi il 95%, quindi ci sono stati frangenti in cui ha perso addirittura di più. Quindi come al solito raccomando la massima prudenza, e per tutti noi investitori mi raccomando di entrare solo con soldi che siamo disposti a perdere, perché non ci sono certezze di come andrà il prezzo. Quindi il di massima per il 2019, riassumendo, mi aspetto una fase di lateralizzazione, indecisione dei mercati, potrebbe perdere ancora un po' sul brevissimo periodo, però per chi voglia entrare con un orizzonte temporale di 5 o 10 anni, secondo me questo è un buon punto d'acquisto in generale. Un altro trend che nel 2019 per me resterà morto sono le ICO. Nel 2017 sono andate fortissimo, bastava lanciare qualsiasi idea sul mercato senza avere assolutamente nulla di concreto e tutti gli investitori ci si buttavano a pesce. Avevo pubblicato anche un video tempo addietro nel quale analizzavo un paio di articoli nel quale si mostrava che le ICO morivano già dopo pochi mesi di immissione sul mercato, già pochi mesi dopo il lancio. Tutto questo è andato ovviamente crescendo, un sacco di truffe, un sacco di gente che ha provato ad approfittarsene con progetti inesistenti, un sacco di gente che ha raccolto dei capitali, avevano magari una buona idea per un prodotto, ma poi non sono riusciti a gestire i soldi raccolti in modo realmente oculato, e quindi di fatto sono in grosse difficoltà. Quindi secondo me quello delle ICO è un mercato morto e che rimarrà morto anche per il 2019. Ci sono progetti tipo W12, del quale ho parlato in un video precedente, che si pongono come una piattaforma in grado di facilitare il lancio di ICO. Secondo me questo può essere una buona idea per far lanciare delle ICO e nelle quali andare ad investire, proprio perché c'è sempre la possibilità
di mediare, ovvero di rientrare del capitale o di una parte del capitale in caso i progetti che andiamo a finanziare non raggiungano concretamente gli obiettivi che si erano premessi. Quindi questa, secondo me, W12 rimane una buona piattaforma per le ICO, però di fatto diventa una mediazione, quindi c'è un intermediario che è la piattaforma W12 tra gli investitori e l'ICO finale, e quindi è una modalità diversa rispetto a quella a cui abbiamo assistito, nella quale le persone pagavano direttamente le aziende. Questa può essere, secondo me, una buona idea, è l'unico modello che vedo personalmente per le ICO nel 2019. Si fa un gran parlare delle STO, Security Token Offering, per quanto riguarda il nuovo modello che andrà a sostituire le ICO e che farà il botto nel 2019. Qual è la differenza? Che di fatto con le STO, le STO danno accesso alle persone che investono a delle porzioni, a delle quota parte delle società, quindi è un metodo di investimento molto più tradizionale. Di fatto, quando versiamo del capitale otteniamo delle azioni o delle quote della società. Questo è molto diverso rispetto alle ICO, nelle quali ottenevamo solamente un gettone per l'acquisto di beni sulla piattaforma specifica che le stava lanciando. Le STO sono guardate da molti come la nuova frontiera, quello che farà esplodere i prezzi e rilanciare il modello di finanziamento dei progetti nel 2019. Personalmente vado un pochino controcorrente. Ho guardato il mercato, credo che le STO siano comunque interessanti. Recentemente vi ho parlato anche di CoinBar, che è un progetto lanciato in Italia che proprio in modo pionieristico sta lanciando la propria STO e secondo me potrebbe fare molto bene. Però che le STO diventino il nuovo grande fenomeno, che vadano a rimpiazzare le ICO, che consentano a tutti i progetti, a tutte le startup di raccogliere di nuovo migliaia e milioni di dollari, questo francamente non me lo aspetto. Per una serie di motivi. Innanzitutto, il fatto che le persone sono già rimaste molto scottate dalle ICO, in molti hanno perso tantissimi soldi. Pensare che già immediatamente, a così breve distanza dal fenomeno precedente, riparta una modalità di raccolta fondi così importante e così redditizia, senza che le persone imparino da quello che è immediatamente appena successo, francamente lo vedo un po' difficile. Di nuovo, non voglio essere frainteso, da qui a, non lo so, 5-10 anni più probabilmente, la maggior parte delle azioni e dei beni, dei titoli saranno tokenizzati, e quindi mi aspetto che sicuramente in un orizzonte temporale molto lungo le STO diventino qualcosa di grande. Però che questo avvenga già durante il 2019, personalmente lo ritengo estremamente improbabile. Ritengo invece molto probabile che il 2019 sarà di nuovo un anno caratterizzato da hack, furti e violazioni di ogni tipo, per una serie di motivi. Innanzitutto gli strumenti, i wallet dei progetti rimangono francamente molto difficili da utilizzare in modo sicuro dal grande pubblico. Qualche tempo fa vi ho parlato del hack sul wallet Electrum BTC, che è un ottimo wallet, di fatto mostrava una finestra pubblicitaria nella quale cliccando si diceva che era necessario aggiornare il wallet, ma cliccandolo si scaricava un malware che rubava tutte le monete. Già questo strumento, che di per sé è interessante, questo episodio ci ha mostrato che nonostante Electrum BTC sia un ottimo progetto, di fatto ci sono delle, non le vorrei proprio chiamare vulnerabilità, però di fatto ci sono ancora delle disattenzioni da parte degli sviluppatori che palesemente sono facilmente, o comunque sono generalmente facilmente intercettabili dai pubblico, dei tecnici esperti, ma non sono certamente adatte al grande pubblico, alla massa, alle persone che vorrebbero utilizzare e conservare le proprie criptovalute nel modo più facile possibile. C'è stata sicuramente una buona evoluzione nel corso del 2018, di nuovo Exodus è il wallet che io raccomando e secondo me sta crescendo molto bene, però il fatto stesso che venga installato Exodus, che è un buon programma sul PC che utilizziamo tutti i giorni per guardare Facebook, per andare sul web, per installare programmi, e quindi di fatto sia potenzialmente a contatto con i malware, con i virus che di fatto circolano su internet, già questo lo rende una proposizione poco sicura, o comunque non del tutto blindata e affidabile per conservare soprattutto capitali importanti.
C'è un altro aspetto molto attraente per il furto di criptovalute ed è il fatto che è estremamente più facile fare un furto di criptovalute che non andare a rubare fisicamente in banca. Anche perché oltre al fatto che il ladro non deve concretamente esporsi fisicamente, quindi non c'è un pericolo diretto, per lui c'è anche tutto il discorso di coordinazione fra le forze di polizia internazionali per acciuffare queste persone, che da quanto ho letto è estremamente difficile anche la coordinazione solo per avviare le indagini, quindi pensare che ci si possano effettivamente andare a pescare i responsabili di questi furti è molto difficile. Non è chiaramente impossibile ed è successo, però di fatto capite che per un ladro o un malintenzionato questo approccio sia molto meno pericoloso che non andare a fare un furto oppure andare a colpire materialmente e fare un diciamo una rapina in banca di tipo tradizionale. Tutti questi ingredienti messi insieme mi fanno dire che nel 2019 dovremo ancora tenere altissima la guardia e questo è un grosso problema per tutto il settore. Sempre legato al tema della security, ma non direttamente sotto il nostro controllo, c'è l'aspetto che riguarda gli attacchi 51%. Di che cosa si tratta? Ho pubblicato un video di approfondimento che trovate qua sopra se vi interessa l'argomento. Brevemente, di fatto già nel white paper di Bitcoin Satoshi Nakamoto avvisava che criptovalute come Bitcoin, che utilizzano appunto un algoritmo proof of work, sono soggette a un problema, ovvero in caso un singolo soggetto oppure un cartello di soggetti aggregati controlli più del 51% della potenza di calcolo totale sulla rete, è possibile per queste persone fare double spending. Che cosa significa? Spendere le monete due volte, quindi inviare e usare il pagamento due volte. Questo ha una serie di ramificazioni su quelle che è possibile fare, in particolare è possibile bloccare altre transazioni oppure di nuovo fare dei furti di valuta e in generale rendere il sistema di pagamento totalmente inadatto per lo scopo al quale si è prefisso, quindi scambiare del valore. È una cosa nota, è un limite noto di Bitcoin. Lo stesso Charlie Lee di Litecoin ha detto che non è una vulnerabilità, ma di fatto è un aspetto intrinseco di come funzionano i sistemi distribuiti. In caso non ci fosse il rischio di un 51%, si tratta di un sistema centralizzato, quindi di fatto è un aspetto intrinseco nelle criptovalute che utilizzano algoritmi proof of work. Nel 2019 secondo me questo diventerà un tema importante, un tema da seguire da vicino, e ci saranno almeno un paio di attacchi estremamente importanti e che permetteranno a chi li sferrerà di portare a casa un sacco di soldi. Uno è già successo ed è quello del attacco 51% portato ad inizio 2019 alla criptovaluta Ethereum Classic, però mi aspetto che ce ne saranno molti, molti altri per un semplice motivo. Poiché il prezzo comunque è sceso moltissimo, ci sono un sacco di persone che hanno spento i propri impianti di mining perché non sono più redditizi e consumano più corrente, quindi costano di più in corrente elettrica che non il valore delle monete che vanno a produrre. Quindi ci sono moltissimi soggetti che si sono ritirati e hanno spento i propri impianti di mining. Questo significa che le reti vengono lasciate sguarnite perché quelli che rimangono, i minatori che rimangono, ottengono sempre più potere perché hanno la maggior parte della forza di calcolo disponibile. Su Bitcoin questo non è un grosso problema perché la capitalizzazione è talmente ampia e il numero di miner è ancora talmente ampia che di fatto è difficile pensare che si possa portare un attacco 51% a Bitcoin in modo economicamente fattibile o economicamente proporzionato. Il soggetto che in questo momento ci si potrebbe avvicinare di più è la Bitmain, che è un colosso cinese che aggrega tramite i propri vari pool una quantità di potenza di calcolo decisamente importante. L'ultima stima che ho letto guardava al 42%, quindi da 42 a 51 siamo abbastanza vicini. Però Bitmain, francamente, non mi spaventa più di tanto per un semplice motivo. È un'azienda che di fatto è un soggetto
economico chiaramente identificabile e che guadagna sostanzialmente, ha un core business particolarmente legato proprio a Bitcoin e alle criptovalute. Pensare che approfittino di questa autorevolezza, anche in caso dovessero arrivarci, per distruggere la loro gallina dalle uova d'oro, francamente la vedo poco probabile. In più Bitmain in questo momento sta attraversando anch'essa un periodo di difficoltà finanziarie, a quanto pare perché hanno investito tantissimo in Bitcoin Cash, che sta andando un po' a rotoli. Adesso non voglio entrare in un dibattito circa Bitcoin contro Bitcoin Cash, però di fatto Bitcoin Cash in questo momento sta andando a rotoli e Bitmain, essendo molto investita, ha delle grosse difficoltà, quindi stanno di fatto spegnendo anche loro degli impianti, stanno perdendo il proprio potere autoritario, quindi Bitcoin non è oggetto di attacco 51% tanto facilmente. Lo stesso però non si può dire delle tante criptovalute minori, perché di fatto di nuovo molti stanno spegnendo i propri impianti che rendono sicura e validano le transazioni su queste blockchain minori, lasciando in mano a chi rimane tantissimo potere, che potrebbe di fatto incrementare in modo relativamente facile la propria potenza, il proprio predominio e sferrare degli attacchi 51%. Ripeto, c'è di nuovo l'incentivo economico, perché quello di Ethereum Classic di cui parlavo poco fa ha fruttato addirittura un circa 400-500 mila dollari, quindi una bella cifra. Mi aspetto che ci sia un attacco 51% tutte le settimane? Ovviamente no, però di nuovo è già successo quello di Ethereum Classic, che ricordiamolo non era una valuta piccola di quelle sperdute nelle ultime pagine di CoinMarketCap, ma era tra le 20 criptovalute più importanti per capitalizzazione, quindi tra le prime 20 si posizionava, quindi una moneta importante. Se è successo ad Ethereum Classic, mi aspetto che possa succedere facilmente ad altre monete proof of work che di fatto hanno una capitalizzazione minore e hanno un consenso inferiore, hanno meno miners. Ne succederanno secondo me nel 2019 altre due o tre particolarmente importanti. Le migliori notizie secondo me nel corso del 2019 arriveranno da Bitcoin e da Ethereum, perché Bitcoin mi aspetto che incrementerà sempre la sua l'uso di Lightning Network e delle soluzioni di scaling di secondo livello. Lightning Network c'è già un buon lavoro, è già in uso e pian pianino sta crescendo molto bene. Mi aspetto che continuerà a crescere per tutto il 2019 e con un po' di fortuna entro la fine dell'anno potrebbe essere di fatto un tutt'uno, e quindi quando si intendono transazioni su Bitcoin si parlerà di transazioni su Lightning Network con un po' di fortuna. Questo sarebbe un'ottima cosa, perché ci sono delle ottimi miglioramenti introdotti da questa tecnologia. Di fatto, oltre allo scaling, si parla di costi di transazione più bassi, tempi ridotti e maggiore efficienza di tutto il sistema anche in momenti di forte carico. Quindi, se ricordate, nel 2017, quando c'era la frenesia dei Bitcoin, le transazioni erano di fatto diventate costosissime perché c'era poca capacità di validare le transazioni. Con Lightning Network tutto questo problema dovrebbe essere risolto. Dicevo, l'altra criptovaluta dalla quale mi aspetto ottime cose nel 2019 è proprio Ethereum. Perché? Perché si parla di Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 è un lavoro colossale, di fatto è stato spezzettato in varie tappe, varie milestone. Non sono sicuro che entro il 2019 e riusciremo di fatto ad assistere al lancio di Serenity, che è il progetto Ethereum 2.0 nel suo complesso, però di fatto stanno procedendo bene, hanno avuto un pochino di intoppi con alcune fasi del lancio delle milestone di inizio 2019, però con un po' di fortuna potremo ad assistere entro la fine dell'anno la parte che affiancherà il proof of stake al proof of work, quindi una miglior efficienza nella validazione delle transazioni di Ethereum. Bene, queste sono le mie previsioni per il 2019, fatemi sapere se siete d'accordo, se non siete d'accordo, le critiche sono sempre molto benvenute, come anche tutte le controosservazioni. I commenti qua sotto sono a vostra disposizione, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se invece il video vi è piaciuto, come al solito vi chiedo di fare mi piace cliccando sul pulsantone qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi vi ringrazio davvero in anticipo se lo farete. Invece, per essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticate di cliccare sul grande pulsante iscriviti che trovate qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!